Ciao ragazzi, allora in questo video vi parlo di un pittore del Rinascimento bresciano di nome Moretto da Brescia, che è stato contemporaneo di Michelangelo e di Raffaello. E fondamentalmente Moretto da Brescia ha dipinto nella zona di Brescia e nelle valli, le valli bergamasche, in Veneto, eccetera. Vi parlo di Moretto da Brescia e soprattutto di un quadro che si trova attualmente a Milano, criticato da Roberto Longhi. Dunque, il Moretto da Brescia, che è nato a Rovato nel 1498 circa, espresse una profonda religiosità che lo rese particolarmente richiesto e apprezzato nell'ambiente ecclesiastico nella sua cittadina d'origine. Il pittore bresciano, oltretutto, accolse inoltre suggerimenti dalla cultura classica di Raffaello, che conferirono al suo linguaggio il decoro e l'austerità necessarie per esprimere adeguatamente i contenuti sacri. L'impegno morale di Moretto, oltretutto, e la sua adesione a quel clima di rinnovamento religioso che pervase la cultura lombarda del periodo, è confermato dalle numerose commissioni ricevute principalmente dall'alto clero, sia anche dalle confraternite laiche. Vi faccio un esempio: una delle opere più importanti, insieme alla caduta di San Paolo di Moretto da Brescia, che si trova a Milano, un altro quadro importantissimo, è la tela col Cristo in Passione e l'Angelo, che si trova attualmente alla Pinacoteca Civica di Tosio e Martinengo di Brescia. Cosa c'è da dire di questo quadro? C'è da dire che all'interno di un'architettura geometrica rigorosa appare in primo piano il Cristo, con la corona di spine in capo e le mani legate che trattengono una lunga verga, nient'altro. Egli siede su una breve scalinata, con le spalle abbandonate contro il muro e la testa inclinata rivolta verso lo spettatore. Oltre a questo, lì vicino, sulle scale, giace una grande croce lignea e alle spalle di Cristo si trova un angelo che mostra una bianca tunica macchiata di sangue mentre cerca di trattenere il pianto. Oltre a questo, va anche detto che in questo quadro Moretto da Brescia ha maggiormente rappresentato il dramma religioso attraverso una narrazione diretta e fortemente naturalistica, capace tuttavia di stimolare una meditazione di grande e raffinata cultura. Quindi questa è la cosa più interessante che ha fatto Moretto da Brescia. Dunque, il Moretto da Brescia, uno dei più grandi pittori del Rinascimento lombardo e bresciano del Cinquecento, realizza questo dipinto che è la caduta di San Paolo. Dunque, questa caduta di San Paolo è molto particolare perché San Paolo è rappresentato sotto il cavallo è rappresentato con un color bianco incredibile. Longhi, famoso critico d'arte del XX secolo, analizza il quadro come se fosse il quadro che Caravaggio copiò per il suo San Paolo, per la sua caduta di San Paolo, conservato attualmente a Roma. Questo è importante da sapere. Dunque, adesso siamo alla chiesa di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso e adesso vi faccio vedere il quadro, che è molto bello. Intanto vi faccio mirare il panorama, tutta la chiesa, assolutamente molto interessante.
questo è l'interno. Dunque, questo è il quadro che volevo farvi vedere. Questo è il... Adesso si vede... No, si vede bene. Ecco. Questo è il muretto da Brescia, realizzato dal pittore lombardo e la caduta di San Paolo. Quello che volevo farvi... Bene, questo è il testo che Roberto Longhi critica al quadro di Moretto da Brescia. Longhi è il primo a rivelare la convergenza di questo dipinto, realizzato da Moretto per la chiesa di San Celso a Milano, Pirlo, dove con ogni probabilità è stato visto dal giovanissimo Caravaggio, Pirlo, con le opere romane del Medici. L'arditezza della composizione, con Saulo in primo piano, quasi schiacciato dalla possanza del cavallo che si innalza al protagonista della scena, mostrando la groppa col gesto scomposto, è infatti un sicuro prototipo del capolavoro caravaggesco, compiuto per la Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma. Per tanti motivi, dunque, oltre per il colore, il Moretto sembra un Caravaggio avanti lettera, ancora nella prima metà del Cinquecento. Quindi questo praticamente è tratto dai studi che Longhi fece per Caravaggio. Ecco, con questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate. Buona visione e ciao a tutti.